Ritorniamo con il nostro sondaggio. Allora, la Juventus è da scudetto, sì o no? Secondo quello che avete votato da casa, e mi spiace. Non siamo riusciti a convincere. 35% sì. Tutto Allegri, sono famiglia Allegri, ha chiamato qua tutti i parenti di Allegri. Marcello che ha la sua. No, è Marcello che ha il monopolio, ha fatto votare tutti quanti. Io un voto, messo, io un voto. No, avrei corrotto qualcuno. Ma va, figura. Ma io devo dire che mi aspettavo peggio, cioè mi aspettavo ancora più no. Ah sì, addirittura? Sì, non ne sono, cioè sono, io sono dalla parte del sì. Però no, ma più che altro che qualche juventino, vabbè, ma perché qualche juventino ieri sera, dopo una vittoria comunque prestigiosa a Milano col Milan, che è una delle candidate a vincere lo scudetto, magari si è fatto un po' il palato, dice ma magari ci riusciamo. Ma io dico che se a marzo la Juve si trova in questa posizione qui di classifica, beh, ci può provare. Se però si trovasse in questa posizione, quello che dite voi, Marcello, non si può trovare qua. Come fa a trovarsi? Non lo so, ma che ho la sfera di cristallo, tu ce l'hai? No, che non sai ce l'ho, tu? Non ce l'ho. E allora, però non è impossibile. Parliamo, sì, se rimane così non è impossibile. Se rimane sempre a stare in mezzo ai primi tre non è impossibile a quelle distanze. A quelle distanze. Sì, ma perché anche l'anno scorso la Juve fece a un certo punto 8 vittorie, poi qualcuna magari per il rotto della Coppa, però servito, che è servito? Che è servito? Non nel senso, ho capito, servito. Perché è ripartito malissimo, perché c'era stato tutto il premondiale disastroso, eccetera, l'uscita dalla Champions. Mentre adesso tu non devi recuperare chissà che tipo di gap dalle prime. E la Juve è una squadra che con le piccole, anche giocando così, può mettere... Come con le piccole? Ascolta, con le piccole, sì. Bologna 1-1. Ma Sassuolo 4-2 per il Sassuolo. No, piccole intendo quelle... Piccole. Che cosa intendi per piccola? Dai, l'acqua Pozzillo, l'acqua Pozzillo, dai. No, la Cagliari, Salernitana, vedi la classifica, quelle sono le piccole. Bologna oggi non è piccola, Bologna a Torino poteva veramente vincere. Comunque, voglio sapere, l'altra squadra che poteva oggi stare insieme alla Juventus, insomma, come sta andando? Ci ho provato adesso Sottil dalla distanza, un tiro un po' telefonato però che Berisha ha respinto senza troppi problemi. Non ha cominciato in modo particolarmente brillante la Fiorentina questo secondo tempo, ha anche rischiato ancora con Caputo di prendere un altro gol, quindi prosegue il copione del primo tempo. Fiorentina che ci prova in modo confuso, si sbilancia e l'Empoli in contropiede è molto pericoloso. Allora, Andreazzoli ha rimesso in sesto l'Empoli. Sì, Andreazzoli ha rimesso in sesto l'Empoli. Sì. Da quando è arrivato Andreazzoli è un'altra squadra, è vero. Un'ultima cosa su questo discorso della Juventus, ci crede o non ci crede, ma questo atteggiamento di Allegri negli ultimi minuti non è anche figlio del fatto di crederci molto? Perché tu dici oggi c'è un'occasione incredibile. Ma tu vai sempre oltre, Ma uno che alla fine lui ieri sera ci credeva di portare via la vittoria a un certo punto da Milano. Dicevo, non me la voglio far sfuggire, non voglio pareggiarla, voglio portare a casa i tre punti. Basta, tutto lì, si chiude lì. Però comunque a casa si è arrabbiato, ecco, diciamo anche un attimino il motivo di questa sfuriata, perché comunque appunto abbiamo visto un Allegri spogliarsi di giacca, cravatta e quant'altro, poi ricomporsi appunto per la conferenza stampa. Ma perché si è arrabbiato? Perché la Juventus stava ricadendo nei soliti errori. Voleva ovvero, più gestione, lui diceva facciamo girare invece più palla, cerchiamo di aumentare gli spazi e tutto quanto. Invece Allegri pensava che la sua squadra potesse subire veramente il pareggio da parte del Milan. Marianna, lui si è arrabbiato perché la squadra stava provando a cercare di fare il 2-0. E allora a quel punto lui dice calma. Piuttosto che cercare di fare il 2-0, siamo nel finale, gestiamola meglio la palla. Ma non cerca, perché se noi tiriamo in porta, ci riprendono la palla, fanno la ripartenza, magari pareggiano. Per questo si arrabbia. Lui voleva che tenessimo di più di palla, la palla. E secondo me comunque la Juve nel finale ieri l'ha gestita bene. Sì, sì, ma ti dici per me l'ha gestita bene. La partita. Allora, io ho, insomma, riassumendo, il nostro pubblico non crede, no, almeno solo il 35% lo crede, nonostante la Juventus valga lo scudetto. A questo punto però la domanda è d'obbligo, caro Michele. Sì. Cioè, è l'Inter la favorita? Senza dubbio proprio. Ma io continuo a dire che sono tutte e quattro squadre imperfette che possono vincere. Poi se mi dici magari chi ha qualcosa in più, sì, ti dico di sì, perché secondo me è la squadra che ha più alternative
e quando cambia, e visto che sono ormai una serie di partite infinite, si gioca. Contore ha giocato malissimo. E il primo tempo ha giocato male, però. Malissimo. Ho capito, ha giocato male il primo Toro tempo. Meritava di andare in vantaggio. Come Juventus-Torino, è stata una brutta partita nel primo tempo. Col Torino non è facile dire. Ma da Juve non ci si aspetta nulla di che. Ma da Juventus non ci aspetta nulla di che, perché voi la presentate così. Invece, per me, Juventus ma dall'Inter ci si aspetta qualcosa di più. Sono tutte e quattro squadre che hanno qualcosina da cui insomma. Si pretende assolutamente però l'obiettivo, cioè, sì, l'obiettivo deve essere quello di vincere. Toro, io ribalto il ragionamento e per me, cioè, e l'Inter secondo me e vorrei capire più, anche cosa sì. ne pensa Gianluca da Napoli. Per me, se Inter, Milan, Juve e Napoli non vincono lo scudetto, per chi non la vince di queste quattro è un fallimento totale. Vabbè, devi lottare per vincere. Chi non la vince, lottare per vincere. Vincere nello sport non può essere mai. Queste quattro squadre sono costruite per vincere lo scudetto. Chi non lo vince ha fallito la stagione. Anche la Juve, anche la Juve. Anche la Juve. Proprio perché non ha le soprattutto la Juve. Proprio perché non ha le soprattutto la Juve, certo, soprattutto la Juve. Sì, che ha la rosa inferiore agli altri, ma soprattutto. Fallimento è una parola grossa. È una parola grossa. Dai. Esagera, ha ragione Gianluca. Perché è una parola grossa, Gianluca? Scusami, se tu costruisci la squadra come l'ha dichiarato l'Inter per la stella, anche il Milan, come il Milan hai fallito l'obiettivo. La Juve non ha solo un obiettivo. Il Napoli è il campione, ma qualcuno fallisce. Qui l'unica che si sta tirando indietro è la Juventus delle quattro. Perché i giocatori del Milan lo dicono tutti che è la seconda stella, l'Inter lo dicono dalla società, l'allenatore. Il Napoli è campione d'Italia. Però il Napoli è campione d'Italia, però un gradino di meno, perché gli ha cambiato l'allenatore, quindi ho che era un valore aggiunto, ma della Juventus però hai comunque indietro, due giocatori più forti l'ultimo anno, dai. L'allenatore che secondo me era un competente importante, cioè, quindi voglio dire effettivamente il Napoli parte favorito perché è campione d'Italia, però con un allenatore che però come squadra la quella che ha cambiato meno, hai la rosa che ha dato 20 punti a parte Kim, è la rosa che ha dato 20 punti alle altre, infatti stiamo vedendo come funziona, perché l'unica che si nasconde mediaticamente è la Juventus, perché gli conviene. Ma siete voi che tirate in basso, cioè noi ve l'abbiamo anche spiegato, io stasera mi sto sgolando per farvelo capire, ma non lo volete capire perché non siete stupidi, ma non lo volete capire che la Juve è comunque se la Juve vince lo scudetto, ha fatto un'impresa epica per come è messa epica. La Juve è questo che vuole sentirsi dire Allegri, dice se poi dovesse riuscire vi dovete fare l'altro contratto di 5 esatto, anni in più esatto bravo Mario. No non penso allora penso. Quindi allora l'Inter come ha giocato con sto Torino, cioè nel senso ha male, davvero male ecco. Secondo male. Marcello male. Prima allora, male sì. No, perché l'Inter, c'è una vinto l'Inter è favorita perché, ma gioca male, ragazzi, ma gioca male, quando gioca male vince, non si fa male scurs, non è favorita. L'Inter ha fatto 24 gol, se non si fa male scurs non vince mai. Bravo, non si bravo, fa male scurs non vince mai. Io per dire un concetto devo dirlo sei volte, giusto? No, ma ho capito che scurs è stato importante per il Torino, per dire un concetto, ragazzi, stasera cioè scusa stasera ha giocato sempre, c'è Borrelli che parla sempre. Ma Borrelli parla sempre. No, stasera è impossibile, Mauri. Cioè, che ti devo fare? Vai, prova. Cioè, ammetto che è veramente impossibile. No, è impossibile. No, io ci provo, però non posso dire come un cretino se secondo me non si fa male scurso non vince mai, lo dico sei volte. Non lo posso dire, sembra un cretino. Però lo sai, cioè, adesso senza io non ti avevo sentito dirlo, ti dico la verità. Però andiamo, allora ripetimelo la settima volta. Forse in regia dovrebbero tenere il microfono aperto, forse. Non lo so, io sinceramente non l'avevo sentito. Però vai, adesso ti sentiamo. Era aperto perciò, Adesso ti sentiamo. Eh sì, ho parlato, io ho detto, secondo me se non si fa male scurs no, grazie. E non solo, ha ragionissimo. Secondo me Gianluca. Secondo me se non si fa male scurs l'Inter fa fatica. Turam con scurs ha fatto fatica. Il primo tempo lo ha raccontato. E voglio dire, nella tragedia l'Inter, il povero Torino che ha perso Buongiorno, scurs, voglio dire, secondo me è difficile che l'Inter riesca. L'assenza di scurs è troppo importante per il Torino. E Turam immediatamente ne ha approfittato. Scusa Gianluca, ci però sentiamo tra 20 minuti. Nel secondo tempo sono anche entrati giocatori freschi come Dumfries e Frattesi, soprattutto, oltre a Carlos Augusto, che hanno cambiato marcia. Quella è la forza dell'Inter.
E quella è la grande forza dell'Inter. Ma questo dico, cioè non è solo scusa, no, scusa, giocare tutte ragazzi, le partite, non danno il Torino 9 punti, non mi sembra che sì, adesso comunque il Torino al di là di Scurs mancava. Buongiorno, sì, cioè Zapata, al Torino, sì, ma ne togli un della reparto della adesso partita, non per difendere sì, nulla o giustificare. Della partita. Ti manca tutto quanto. L'Inter la in Europa cosa buona è l'unica squadra che in trasferta non ha preso un gol. Ma infatti la cosa buona dell'Inter, a differenza forse di altre squadre, è che la panchina è veramente ha fatto 24 gol, ma è la più forte, assolutamente la più forte. È la favorita, è la più forte, ma la dinamica della partita ha raccontato il contrario. È la più forte, è normale che c'hai i famosi 5 cambi e diventa determinante, ma la dinamica della partita fino a quel momento non aveva raccontato questo. Sì, ma Gianluca abbiamo cioè, detto, questo, mille, volte, abbiamo detto mille volte che poi, ci sono due partite, una che inizia al 60esimo e quella partita là è quella sì, decisiva. Ma bisogna capire perché la partita tua inizia dopo al 61esimo. Perché ogni fai tanto cambi, abbiamo sempre perché rimproverato. No, te l'ha detto Vigliotti, solo ascolti. Che tu parli e non ascolti. No, ascolto, tu sei radio Borrelli e non ascolti. Lui te l'ha detto chiaro, ti ha detto guarda che nel momento in cui Scurs è uscito fuori è cambiato l'assetto difensivo. Anche quando è uscito Ciao espulso è cambiata la partita. Però abbiamo tu detto capito, che è un merito. Ma guarda che veramente sei tremendo. Ma scusa, ma non è che uno 95 minuti può tenere l'acceleratore. Cioè non ti bastano 24 gol fatti e 5 subiti. No, ne devi fare 102 per legittimare. Però, scusami, se noi vogliamo parlare. Ma dai, ma di che cosa stiamo parlando? Ma dai, vabbè, ma il secondo tempo a Salerno 4-0 in un tempo non va bene. Ma se taci ogni tanto, magari ascolti anche gli altri, se taci. Continui a parlare solo te. Solo te, perché ti dà. Abbiamo parlato della Juventus che ha meritato 1-0, un tiro deviato, uno vince 4-0, 3-0, 5-0. 24 gol non è meritato, ma dai, a te viene messo, ti dà fastidio, ma certo che mi dà fastidio, un 3-0 non è meritato, ma dimmi uno nell'Italia, allora, in Italia che ha detto che non è meritato Inter Torino 3-0 dopo il primo tempo, ma dopo il primo tempo le partite durano 95 minuti, non dopo il primo tempo. Michele, torniamo proprio con te e con Michele e all'Inter proseguono anche in pubblicità, però c'erano prima di tornare con te, Michele, ma perché? Perché non accettano, ci vedono come avversario, no, perché l'Inter non basta, perché lui non è scaramantico, non è come Allegri, l'uomo da battere, non basta più nemmeno vincere, devi stravincere, non basta nemmeno stravincere, devi stravincere, non alzare l'accelerazione, tanti nemici tanto onore, però devi essere onesto, devi essere onesto Michele, l'attacco del Napoli è più forte di quello dell'Inter, tu stravolgi i ragionamenti degli altri e parli in continuazione anche quando vuol dire che la rosa dell'Inter non è più forte, ecco, va adesso Pia parla sopra, cioè gli altri provano a spiegare e lui parla sopra, così non lo capirai mai, colpa mia Marcello, colpa mia, tranquillo. Non la capirà mai, perché io non ho mai detto, non penso non l'abbia detto neanche Vigliotti, che l'Inter non ha meritato di vincere col Toro. Ha meritato di vincere col Toro anche perché ha fatto i cambi giusti e per un certo punto la stravince la partita. Oh, ragazzi, però, avete detto, se non esce Scurs non vince, quindi vuol dire è legato tutto se non esce a un cambio solo. Però. Se non esce Scurs non lo so come finisce. Diciamo anche che comunque il portiere del Toro non è che aiuti tantissimo, cioè, almeno aiuta le altre squadre. Ma io voglio andare, visto che ha lanciato il sasso io a Gianluca gli voglio chiedere, ma allora l'Inter rispetto all'anno scorso è qualcosa di più o qualcosa di meno o è uguale, cioè nel senso è cambiato qualcosa che lo porta ad essere la pretendenza allo scudetto oppure sta lì? Posso rispondere? Sì. Siamo in attesa. Sì, ok. Siamo in attesa. Qualcosa di meno, ma è la più forte. Sì, no, perché stavo rispondendo, però poi Maurizio ha continuato. Qualcosa di meno, ma è la più forte. Di meno. E in che cosa di meno e in che cosa è più forte? Perché sennò non è chiaro, insomma, no? Nel senso. Portiere, attacco. Oltre Lautaro e Thuram, le alternative di Arnautovic e Sanchez non sono equiparabili a quelle di Dzeko e di Lukaku. E Correa ha trovato però Thuram in più. Forte, non c'è Skriniar dietro. Secondo me trova sicuramente Frattesi, Pavard, che è un ottimo giocatore. Ancora dobbiamo capire il cambio Gosens-Carlos Augusto. Secondo Pavard sicuramente è un giocatore importante, l'hai pagato 30 milioni. Secondo me ha qualche cosina di meno in due ruoli chiave, cioè nella rosa, visto che c'è la Champions, nella rosa degli attaccanti e nel portiere.
Però rimane la più forte, rimane la più completa. Scusami Gianluca, ti faccio una domanda alternativa. Cioè il Napoli, Gianluca, rispetto all'anno scorso, che cos'ha in meno? Kim. Sono d'accordo. Nella roba. Spalletti. Spalletti e Kim. Quindi più o meno. Spalletti e Kim da una parte, il portiere e l'attacco dall'altra. No, più o meno tanta roba. Rispetto all'anno scorso, 20 punti. Com'è possibile che questi 20 punti siano spariti? No, è tanta roba. Stiamo parlando di un impianto di gioco completamente stravolto da un'incidenza iniziale da parte di Garcia troppo sconvolgente rispetto a quella che era una macchina perfetta. Ecco, adesso le cose si possono però 20 punti di distanza tutti. Dell'anno scorso non possono essere svaniti solo così. Però scusate, una cosa è la carta. Ho capito, ma che sono 20 punti. Una cosa è il campo. Per questo dico che secondo me non è, cioè, il campo, come fai a dire che l'Inter che ha il portiere che non è a livello l'anno scorso e l'attacco che non è a livello l'anno scorso è la più forte? Come fai a dirlo? Però i numeri stanno dicendo che l'Inter ha fatto 24 gol dopo 9 giornate e ha subito 5 e stiamo dicendo che non ha un portiere che non è all'altezza. Lo dico perché lo penso. Stiamo parlando che Napoli ne ha fatti 20 subiti 10. Io per esempio dico che resta un buon portiere, però in molti come Gianluca, no, anche intenditori di portieri ti dicono quello che ti dice Gianluca. Però ci sono delle cose sulla carta. Manchester United non è che stia facendo questo granché adesso Onana, quindi vuol dire non è che sta facendo male. Sì, Pensa a quello che ha fatto nell'Inter. Io sono d'accordo con Gianluca. Pensa a quello che ha fatto nell'Inter e per il quale è stato venduto per non so quanti milioni di euro. 50. Però ripeto, Sommer non è che è il signor nessuno, però Gianluca, sai, non è cioè non è questa differenza, questo gap che ti fa differire, che sei indebolito. Ma io non ho detto che è Mattolini. Dalla panchina ma io non ho detto che è Mattolini. No, ma io non ho detto che è Mattolini, Sommer. Ma questo è italiano. Cioè io ho detto che secondo me è più forte Onana. Sì, sì, sicuramente, ma cioè, ripeto, ma Sommer... Vorrei comunque ricordare anche, perché quando si fanno i raffronti si fanno pure con la stagione precedente. Alla nona giornata il portiere era Handanovic. Fino all'ottava, infatti. Ne aveva fatti di errori. Ma questo che volevo dire io, Maurizio, cioè sulla carta l'anno scorso l'Inter aveva una rosa fortissima. Nel campo, invece, Lukaku a fine agosto... È finita. Ha salutato. Skriniar è diventato titolare alla nona giornata quando l'Inter era già fuori dalla lotta perché 4 sconfitte in 8 giornate. Skriniar è finito il mercato che era sereno, non era sereno. La seconda parte non l'ha fatta. Brozovic ha salutato pure lui a fine settembre ed è rientrato in primavera. Cioè sono parecchi... Quest'anno Thuram è entrato subito, ha fatto finora 4 gol, 5 assist, 2 rigori procurati, con Lautaro c'è un'alchimia. Dzeko ha fatto benissimo l'anno scorso, ma la prima parte, Thuram ha più gioventù e esplosività. Su Thuram avevi scommesso come alternativa però, non come l'attaccante. Sì, però dico, ti è andata bene da quel punto di vista. Allora, siccome ti molto, dicono Thuram Lautaro... Al posto di Skriniar hai preso Musa... Hai Pavard, che è un nazionale francese inamovibile. Poi entra Frattesi, che è stato che sarebbe un alternativo di tutte le prime tre. Ma Gianluca ha fatto un altro discorso sull'attacco. Gianluca ha fatto un altro discorso e taci un attimo. T'ha detto che non hai voluto sentire. Cioè, che non è che non sia forte Thuram e tu continui a dire che Thuram fa questo e fa quell'altro. È fortissimo Thuram. Ti ha solo detto che non hai le riserve perché Sanchez e Arnautovic non sono all'altezza. L'anno scorso dicendo, ho sentito, l'anno scorso l'Inter, sai chi aveva in panchina? Un solo attaccante, sai chi era? Non quelli che avete nominato, non l'avete nominato, Correa. Era l'unica panchina, l'unica, perché Lukaku, ti ho appena detto, che ha salutato a fine agosto Lazio-Inter ed è tornato ad aprile, il 23 aprile Empoli-Inter, poi è non pervenuto, Dzeko a tirare la carretta a 37 anni e mezzo, a gennaio, da gennaio in poi non ha segnato più. Quindi quella è la carta. L'Inter aveva Lukaku, Dzeko, tutti. Infatti si è arrivato quarto. E allora provo a risalire al discorso di Gianluca. L'Inter ha qualcosa in meno, il Napoli ha qualcosa in meno e la Juventus? Sulla carta che è arrivata terza, il Milan ha qualcosa in più sicuro. Oggettivamente è stesso l'anno scorso. E quindi è destinato ad arrivare davanti terza. All'Inter se è la stessa l'anno scorso. L'anno scorso è terza. Sulla carta la Juve è arrivata davanti all'Inter e quindi la favorita. È la carta dice come è arrivata l'anno scorso con quella squadra terza. Allora davanti all'Inter al Milan è arrivata davanti all'Inter al Milan. Sì, ma però non terza con le penalizzazioni all'Inter al Milan. Sì, vabbè, però terza c'era anche il discorso appunto magari psicologico dei vari punti persi e tutto quanto, quindi magari anche quello ha influito un pochino nella posizione della Juve, perché
l'aveva riportato proprio Massimiliano Allegri. Manuel, hai qualcosa da aggiungere riguardo appunto la differenza dell'Inter dell'anno scorso con quella di quest'anno? Più forte, meno forte? Allora, innanzitutto vorrei dire che siamo nel presente, quindi parliamo del presente. L'Inter in questo momento è a 24 gol fatti e 6 subiti. La Juve è la seconda difesa nel campionato, vero che non segna molto, ma la seconda difesa. Di conseguenza poi c'è il Milan e il Napoli. Il Napoli, sono d'accordo con Gianluca, che ha perso Kim e Spalletti, che è una grave perdita, e quindi sarà secondo me la squadra più penalizzata delle altre tre. Di conseguenza oggi il campo dice che l'Inter è la squadra più quadrata. Quindi poi il campo dirà che sta dicendo che è una stagione equilibrata, il campionato è molto interessante e siamo alla nona giornata e allora, tutto guarda, il gruppo di testa è lì. Ok, allora io guarda ti faccio una domanda prima di andare in pubblicità e lancio il però sondaggio per i nostri telespettatori. Però ha perso col Sassuolo e pareggiato col Bologna. Ma sei a meno 3 a meno 4 dal primo. Sì, intanto ha perso in casa col Sassuolo, ha perso e pareggiato in casa col Bologna. Nonostante quello sei lì già... sei lì comunque. Allora dicevo, però Manuel, poteva, la domanda... poteva prendere il largo. Certo. Allora, la domanda è che quella che rivolgiamo anche ai nostri telespettatori da casa, che è il sondaggio, appunto. È più cioè, c'è il rimpianto Lukaku? È più forte attualmente Thuram o appunto Lukaku? Tra i due? Io sono un estimatore di Lukaku, ma l'Inter ha fatto sicuramente, in modo anche fortunoso, una buona scoperta con Thuram. E sicuramente non ha un rimpianto. Però è più forte Thuram o Lukaku? A mio avviso Thuram in questo momento è più forte. Ok. Io dico che il paragone giusto sarebbe con Dzeko, perché Lukaku era nelle previsioni da prendere a prescindere dall'acquisto di Thuram, tanto che Lukaku è più una prima punta e Lautaro del il raddoppio dell'Empoli e questa volta è tutto buono. Jasi 2-0 minuto 81. Forse finisce qui la partita, forse, perché comunque ci sono ancora dei minuti, però è chiaro che questo raddoppio dell'Empoli in questo momento qui della partita è una mazzata per la Fiorentina. Ma ci sono fischi allo stadio? Perché Fiorentina-Empoli ha un significato anche al di là del... Sì, è un derby, ci arriva bene. Fischi non credo proprio, insomma, la Fiorentina fino a stasera, dicevamo, stava facendo un campionato clamoroso. Sicuramente ci sarà molta delusione, perché stasera in tanti a Firenze si vedevano già 20 punti assieme alla Juve, a meno 1 dal Milan e a meno 2 dall'Inter. Questo è evidente che sia così. Bella azione tra l'altro dell'Empoli, palla messa in mezzo da Fazzini. Guardate anche che bello il tacco di Cambiaghi, bella azione veramente. Poi Fazzini tunnel, mette in mezzo e Jasi si infila con... Diciamo che un tempo Caiode veramente ottimo e trova il gol. Che cosa Caiode, il terzino, credo se lo sia un po' dimenticato. Secondo me questo errore di marcatura grave questo. Sì, sbaglia lui, però diciamo che lì dove dovrebbe esserci Dodò, che invece esatto, allora quello che fa pensare la Fiorentina cioè che in alcune partite è travolgente e in altre subisce è proprio l'assetto difensivo, cioè quando tu hai uno stile di gioco offensivo. Molto offensivo, però questo ha portato la Fiorentina a due finali, a crescere, ti ha portato a due finali, però ti ha portato vinte? Poi a... le ha vinte? Le ha vinte? Ho capito, per la Fiorentina due finali non è la normalità. No, chiedo, visto che è tutto un merito, allora anche la Juve ha fatto due finali di Champions, però avete sempre detto che è un merito, nessuno disconosce il merito dell'Europa, dai, ma non puoi paragonare gli obiettivi della Juve con la Fiorentina. No, voi fate sempre così, ci sono gli altri anni meriti, vanno in finale, le perdono e va bene, ma l'Inter va in finale, la perde, va bene. Invece la Juve va in finale e non va bene se la perde. Sì, capisci? È un fallimento. Perché allora, Marcello Michele, fermiamoci un secondo, noi andiamo in pubblicità, intanto vi lancio il sondaggio, cari telespettatori, che è quello appunto. Allora, le discussioni non si placano nemmeno in momenti di pubblicità, vero Michele? Mai. Mai. Però stavi facendo un nome, vero? Un nome forse di rimpianto, un nome stavo nostalgico. Dicendo che alcuni ex interisti... Michele rimpiange Icardi, possiamo dire. Non mettiamo in giro cose che non ho detto. Lo dico io. Ah, lo dice Emanuele. Non è che lo rimpiange, ma lui non è che lo fa. Non avete capito. Esalta per dire: avete visto quelli dell'Inter anche quando vanno fuori dall'Inter, che forti che sono. Quello vuole arrivare a dire. Mica li rimpiange. Stanno facendo io dico bene che Icardi oggi è un rimpianto grosso come una casa per l'Inter quest'estate. Vabbè, dato che Icardi si era proposto e alla fine, invece che prendere Icardi, hai preso Arnautovic. Basta. Ho capito, però hanno guadagni diversi. Hai speso pure di più, poi. Hai speso per il costo del cartellino.
Ho capito, hai speso 4 milioni con Fabian che è andato al Bologna. Fabian lo, poi lo perdi. Se lo riporti indietro sono 12. Ma non fate finta di non sapere la storia di Icardi. Abbiamo parlato per 6.000 anni della storia di Icardi. Sto facendo la finta. No, ma dico ci sono. Allora, vedrai che l'anno prossimo torna. L'anno il direttore sportivo dell'Inter ha raccontato che ha aperto un profilo su Instagram per seguire le mogli dei giocatori, facendo riferimento anche, no, a quello che era successo. Sappiamo tutti quello che è successo. Non è stata una questione tecnica la cessione di Icardi, da cui l'Inter tra l'altro ha guadagnato 50 milioni più 22 di bonus al Paris Saint Germain. E l'anno prossimo torna. Però tornando al sondaggio, secondo me è più da paragonare appunto Thuram a Dzeko, perché Thuram ha solo l'altezza e il numero di maglia di Lukaku, non c'entra niente. Lukaku è una prima punta, è forte fisicamente, mentre Thuram è uno che lega i reparti, parte da lontano, infatti non fa tantissimi gol, speriamo che possa migliorare per l'Inter. Perché ha un altro ruolo, ha un altro ruolo, anche secondo me. Io voglio anche andare da Federico perché voglio capire se la Fiorentina ci sta provando almeno. Siamo d'accordo con Marcello, ore 22:40. 2-0 è stata una mazzata, la Fiorentina ci stava provando, ma adesso non lo so, insomma. Che minuto siamo arrivati? 88 più, adesso ci sarà anche il recupero, quindi insomma la partita è quasi finita. Servirebbe veramente un miracolo alla Fiorentina per andare a pareggiarla, a vincerla, neanche la Juve resta terza da sola. Guarda come gongola dal suo sgabuzzino. Quasi fuga scudetto. Emanuele, che ieri Allegri, tra le tante, è stato capace anche di dire che se guardate dietro, è certo, perché si stanno ammucchiando pericolose, proprio questo termine è usato, dietro. Adesso la Fiorentina non si ammucchia più, la Roma è lontana, la Lazio pure, quindi potete guardare avanti. Ma lui ha proprio detto, ci allontaniamo dal quinto posto. Quindi dà questo obiettivo minimo. Gianluca, però, vedi? Questa Fiorentina che trionfa a Napoli e poi perde così, insomma, ed era una squadra che tutto sommato vincendo a Napoli l'aveva scavalcato praticamente e poteva sembrare un antagonista per la Champions League. Credo che rimanga tale, perché è fino a stasera, come al solito, poi cambiamo sempre tutto, vedi quello che è successo al Milan con la partita con la Juve, e fino a stasera la Fiorentina perde soltanto con l'Inter in maniera netta, dopo una partita di mi pare che dopo i playoff della Conference, Europa League, una cosa del genere, comunque poi praticamente non ha mai perso, ha pareggiato in maniera sfortunata a Frosinone e a Lecce, se no addirittura era in testa alla classifica insieme al Milan. È una bruttissima prestazione quella di stasera con l'Empoli, che ha giocato una splendida partita, e non mi sembra che una prestazione del genere faccia cadere quanto di buono abbiamo detto nella crescita, soprattutto dal punto di vista di gioco, grazie a Italiano, della Fiorentina. Quindi sicuramente è positivo da un punto di vista sportivo, perché accorcia il Napoli, la Juve allunga, l'Inter rimane dietro la Fiorentina, cioè da un punto di vista della lotta in questo bello scorcio d'inizio di campionato è positiva la sconfitta della Fiorentina, però mandarla adesso, tornarla a farla nei ranghi, aspettiamo ancora un attimo e poi vediamo. Allora, io voglio andare da Emanuele, perché ricordiamo, che cosa dobbiamo ricordare di te, da Emanuele? Allora, che nell'ultima mezz'ora, su questo sono preparata perché è la prima volta, però, quindi non criticate troppo questo lato qua. No, allora, come abbiamo detto prima, inizio puntata, l'ultima mezz'ora la dedicheremo al calciomercato, dove appunto Emanuele mi affiancherà, quindi tu andrai a sederti e a riposarti un pochino. Mi riposo un po', esatto. e lascio la parola qui Emanuele. Il pulpito a Emanuele, però prima di farlo. Lo lasciamo ai nostri spettatori chiaramente, che da casa possono chiedere. Però prima di farlo, visto che ne parlavamo anche, lui adesso nega, però prima lo diceva, di Icardi, ma l'Inter a gennaio sta pensando a qualcosa di serio per l'attacco, oppure... Credo che in questo momento ci sia soltanto un solo nome, che è quello di Taremi, che è una pista percorribile. Bisogna valutare, i prossimi mesi saranno importantissimi, il discorso del decreto crescita, perché può spostare tantissimo per il mercato di tutti i club di Serie A, non solo per l'Inter. Taremi forse il decreto crescita non è stato tolto, per quanto riguarda gli sportivi vale ancora. Perché può darsi che resta fino al 31 dicembre. Non è ancora scritto niente, anche perché la finanziaria ancora non è stata votata.
Quindi finché non diventa testo legge nero su bianco, vabbè, ma scusa, 60 giorni bene, c'è una trattativa nel comunicato in corso del ministero, ma nel comunicato del ministero, Marcello, delle oggi finanze, ho parlato, c'è scritto oggi ho che restano con lo Tito invariate, che ci ha detto proprio questo. Invariate le regole, cioè è un termine chiaro quello che usa quello, il ministero. Tra una circolare pubblicata su un sito e quello sì. che poi viene scritto sulla legge non nero è su la bianco. Circolare pubblicata sul sito, no, l'hai appena detto tu, cosa non c'è? C'è la parola invariata, è una roba scritta sul sito del ministero. Il decreto crescita ancora non è stato abrogato, non è stato tolto e ecco, non è stato appunto. Confermato per la prossima lo quando togliere, sarà però. Nero su bianco la finanziaria però, ci sarà oppure no dalle ultime voci sembra che lo vogliono adesso tenere retroattivo esatto. Cioè quindi non viene tolto, c'è una trattativa in corso, lo tengono retroattivo ma non vale, di, non vale più dal 24 per i prossimi acquisti. C'è una trattativa in corso per il presente e per il futuro, non dovrei, l'unica cosa che sembra certa ma sembra non è ancora scritto nero su bianco neanche questo è che non sia retroattivo, quindi se in base a come andrà questo sarebbe, tanto cambierà delle strategie future follia, dei club e all'Inter tanto inciderà cosa faranno Arnautovic e Sanchez follia, in questi cioè. Mesi oggi anche Inzaghi ne ha parlato, ha detto li abbiamo scelti, ci crediamo, quindi adesso hanno il tempo fino a gennaio di dimostrare. Però Taremi è un nome che per che costo piace. Di cartellino e per ingaggio anche senza il decreto crescita potrebbe rientrare nei parametri, parametro zero in estate anche, però per gennaio non può essere a parametro zero perché deve liberarsi no. dal Porto. A che minuto siamo arrivati, Federico? 93esimo, mancano 3 minuti di recupero, insomma a questo punto l'Empoli è davvero un passo dall'impresa. Tra l'altro noi abbiamo parlato solo della classifica in chiave fiorentina, però questa vittoria dell'Empoli cambia gli equilibri, cambia gli anche, equilibri anche dietro. E dietro, perché la vogliamo sono... rivedere la classifica così ce la commenti, Federico? Sì, andiamola a vedere, allora vedete che l'Empoli in questo momento fa un balzo, esce dalla zona retrocessione, va al quart'ultimo posto. In guaia ovviamente l'Udinese, che da stasera è la terza che andrebbe in Serie B, e anche Salernitana e Cagliari. Perché insomma un conto è se l'Empoli rimaneva a 4, no? Erano tutte squadre vicine, ma così già la classifica un po' si allunga. E per quanto riguarda invece le prime posizioni, il Napoli tira... No, ti segnalo anche nelle prime posizioni molto bene questo risultato, ovviamente per il Napoli, oltre che per la Juve, il Napoli che torna... quarto, quindi in zona Champions, ma occhio anche alla Roma, perché abbiamo detto tanto della Roma, ma la Roma in questo momento è a 3 punti dalla Champions League, che è l'obiettivo, diciamo, dichiarato da parte della società. Quindi l'Atalanta, la Roma, la stessa Lazio, tante squadre oggi festeggiano, credo, questo risultato della Fiorentina. Tra l'altro l'Empoli, lo diceva prima Federico, ha fatto quindi un si ammassano, gol, vedi Borrelli che si ammassano. Ha fatto un gol fino Baldanzi, oggi, sì. Forse solo Baldanzi va segnato. Baldanzi, sì, con l'Empoli-Salernitana. Sì, 1-0, gol pesante. E adesso tra l'altro l'Empoli chiude in avanti, va anche vicina a trovare il 3-0 con questo tiro a giro proprio di Tommaso Baldanzi, entrato poco fa nel finale, racciaccato. Tra l'altro l'Empoli ha giocato a Firenze senza Baldanzi, sì, perché Baldanzi si era fatto male con l'Under 21, aveva avuto un problema durante Italia-Norvegia, quindi mancava anche il miglior giocatore della squadra. Adesso insomma la Fiorentina ci prova con i nervi, ma è chiaro che la partita è praticamente finita. Manuele, chi lo vuole Baldanzi? Ma Baldanzi lo vogliono tutti. Il problema di fondo è che è un trequartista puro e quindi anche ma se gli l'Inter bruci tutte le cose che deve dire nello spazio no c'ha tante cose cioè... da dire poi sono tanto, le domande Baldanzi che Baldanzi è un nome che gli osservatori hanno segnato tutti ma già da tempo. Il problema di fondo è che l'Empoli lo valuta tanto perché è il giocatore di maggior rappresentanza e in più come ruolo trequartista puro non tanti club lo usano, quindi l'Inter lo sta seguendo, però dove potrebbe giocare nell'Inter? La Juventus anche il trequartista non ce l'ha, eppure è uno dei club che più si è interessato a lui anche con i contatti con la gente. Vedremo poi tanto come ragazzi, si svilupperanno le... Berisha ha fatto una parata mostruosa su un'azione, un cross, un colpo di testa ravvicinato. Berisha stasera anche lui grande protagonista, perché comunque 3-4 parate importanti le ha fatte il portiere dell'Empoli. La Fiorentina adesso sta anche attaccando, insomma vuole trovare almeno un gol, poi magari sfruttare un'ultima azione, però il cronometro scorre e la partita si avvia verso la conclusione, anzi se ne va in porta Mattia Destro, solo davanti a Terracciano, Destro sbaglia, Destro la calcia fuori, era tutto regolare, Destro sbaglia il gol del 3-0, sarebbe stata un'umiliazione al Franchi, 3-0 per l'Empoli, davvero. Tra l'altro stiamo vedendo il presidente dell'Empoli che abbandona la tribuna perché insomma vuole andare probabilmente a pregustarsi la festa con i suoi nello spogliatoio, sono gli ultimi secondi di partita, poi arriverà il fischio finale da parte dell'arbitro. L'Empoli che compie una grandissima impresa vincendo a Firenze e la Fiorentina fallisce ancora una volta
il salto di qualità. Perché stasera era il salto di qualità. Vincevi, diventavi veramente una squadra di vertice. E invece butti via. Ed era il motivo per cui ti chiedevo. È finita intanto. Ti chiedevo se c'era una delusione. Te lo dico. Al Franchi. In forma, perché io, conoscendo un po' la situazione di Firenze, credo che non la digeriranno benissimo la sconfitta. Sicuramente in questo momento non la digeriscono. Nel complesso della stagione resta comunque finora una stagione positiva, insomma. Certo. Tanto tra 15 giorni c'hanno la Juve, loro puntano tutti, loro sono come il Toro, nel senso che basta vincere quella partita lì. Ma se poi Torino non vince un derby fuori da casa dal 95, sì, grazie. Ma tu non capisci mai niente. No, è impossibile capire, c'è sta vittima che il Torino gioca solo con voi. Allora ascolta, vabbè, ma Juventino, cosa vuoi pretendere, cosa vuoi chiedere? Ascolta, tu non vivi a Torino, quindi non sai la situazione. Loro, siccome non... vivono di scudetti, quelli vinti dai tempi di Pulici, del grande Torino. Loro, la loro ambizione ogni anno è riuscire a fare bene dei derby, che poi non ci riescano, vabbè, pazienza, ma per loro già quando vengono all'Allianz Stadium riescono a pareggiare, per loro già vanno in via Roma a festeggiare. Ma è così la Fiorentina. La Fiorentina, se batte la Juve, festa a Firenze. Comunque, Marcello, guarda, non ti rispondo solo perché altrimenti uscirebbe il lato troppo da tifosa. Che Berisha meglio di Milinkovic-Savic. Hanno sbagliato portiere da tenersi. Questo è poco ma sicuro. Ragazzi, noi andiamo in pubblicità, torniamo col sondaggio, torniamo ancora a parlare di Inter. No, sai che facciamo adesso? Siamo entrati nel momento di Federico Bertone. Dopo la pubblicità. Mi fate quasi paura. Sì, perché vero? Il momento di Federico Bertone è che ci racconta al VAR tutto quello che è successo. Quindi andiamo a vedere. Allora ci vediamo dopo. E ce n'è da vedere, ve lo dico subito. Esatto. Il momento ci vediamo Bertone, tra pochissimo. Abbiamo i dati del sondaggio a proposito di Thuram e Lukaku. Chi è più forte? Allora, avete votato 58% che è più forte Thuram. Ve lo aspettavate? Silenzio in studio, comunque, per la prima volta. Dobbiamo anche considerare che neanche un interista, secondo me, quasi nessuno vota Lukaku. Gianluca? È l'aspetto emozionale degli interisti, no? È l'aspetto emozionale degli interisti. Thuram sta facendo gol, Lukaku fa altrettanto con la Roma, e quindi gli interisti votano ancora di più Thuram. Come sarà l'accoglienza? Con i fischietti? Sarà calda. Mourinho infatti ha fatto il passo indietro, non so quanto. Mourinho scaramanti. Sai, come l'anno scorso, tra poco la vedremo l'espulsione di Mourinho, perché qualcuno maliziosamente l'anno scorso lui ha vinto con la Roma a Milano, senza da squalificato. Da squalificato, la vedi sul punto. È vero.